Non vi avevo mica visti, scusatemi, mi ero perso nelle tendenze. Bella ragazzi, bentornati qui in questo mio vlog. E oggi sono tornato qui sul canale, se lo riesco lo metto direttamente stasera che è 21, per parlarvi un po' del video di ieri e per rispondere ad alcuni commenti comunque molto altolocati che ho ricevuto. Prima che inizi il video però, sotto nei commenti appunto scrivetemi qual è stata la vostra parte preferita del video e se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto. Perché dire cosa non è piaciuto, ok, però date una motivazione. Ho letto dei commenti tipo mi aspettavo di più. Io gli vorrei dire: cosa c'è di più di due Ferrari, tre tipe e 10 Webstar in un video? Cos'altro dovevo fare? Dovevo chiamare Obama? Lo chiamo Obama? Ora posso chiamarlo, sono un quarto in tendenza. Quindi oggi andremo a rispondere ad alcune domande che mi sono state giustamente fatte nel video del milione. E io ringrazio tutti quelli che hanno commentato, che hanno lasciato like. Abbiamo raggiunto 370.000 views e 95.000 like ora, con 5.500 commenti in 24 ore. Direi che come cosa ci sta. Ma nonostante questo non siamo primi in tendenza. Perché non siamo primi in tendenza? Perché al primo posto, lasciamo perdere, al secondo posto c'è Transforming Police Car Poly Fire Truck Roy Robocar Rescue Station. Al terzo posto Lear Numbers Banana Car. Ah no, figlia di puttana, la del Rem ha superato. Vabbè, siamo quinti. Comunque ok, va benissimo. Però considerando che sopra ci stanno quattro video stranieri, YouTube, grande, grande. Ringrazio tutti quelli che mi hanno commentato. Mi ha commentato Dally Mellow, raga. È stata una vittoria morale. Ha commentato Dally Mellow dicendo che è stato il mio video del milione più bello della storia del mondo, dell'universo. Io ti ringrazio e ti giuro che non farò mai un libro, te lo prometto, però te lo prometto a te, del livello, non farò mai un libro, te lo dico, non lo farò. Ma comunque signori, come ho detto, andiamo a leggere qualche commentino sotto al video del milione. Beh, siamo quasi a 100.000 like. A me sinceramente non sembra uno speciale, infatti è la normalità del mio canale fare un video con le fighe, le Ferrari e 10 Webster, però non è speciale. A 1.500.000 speciale Crossbar Challenge, almeno dura 9 minuti, anzi 10.02, siete contenti perché il contenuto si basa in base alla durata del video. È passato un giorno, non ha raggiunto manco 500.000 views. Dove sono i tuoi 1.000.000 iscritti? Io non li vedo. E Valeria? Quindi con questo video capite che mi sono lasciato. Per dirla nel nostro gergo, sto video non si può vedere. Ma andiamo sul suo canale, vediamo i contenuti che crea. Lui crea dei contenuti. Ah, copia YouTube fa cagare. Ok, grande. Tu sì che sei originale, frate. A tutti mi avete posto un dubbio: perché Johnny Creek ha Johnny Creek e non il suo nome? Perché non voleva, gliel'ho chiesto, e preferiva che mettessi Johnny Creek invece che Marco Marchini, che è il suo vero nome. Insegnate a Tyler che quando si beve un caffè bisogna buttarlo. Ma noi infatti gli avevamo detto, perché la scena di Tyler è stata questa. Questa è la tazzina. No, cioè, sì, dai, se vede che non l'hai bevuto. Cosa cazzo stai facendo? Non lo stai bevendo? Vabbè, va a cagare. Qualcuno mi spiega perché Tyler paga con i dollari? Cioè, a te ti è venuto il dubbio perché Tyler paga con i dollari, ma non perché Tyler ha una banconota da 1.000. Non esiste. È carta. È fottutamente carta. 1.000.000 di cretini. Ma andiamo anche qui sul suo canale. Gameplay Dragon Age. 2 mesi fa, 45 views. Grande, top, Michelinia. Ciao, Michelinia. Non avevo visto il tuo commento. Tutti ad acclamarlo, ma per me non è il massimo come cortometraggio. Ah, è un cortometraggio. Non lo sapevo. Non ho tantissimo capito il senso di questo video, ma per sicurezza lascio like. Mi piace la tua risoluzione nel risolvere i problemi che ti affliggono. Ho messo Luke perché non mi piaceva tanto e non ho capito l'ironia di questo video. Se magari in un prossimo episodio la potrei spiegare, grazie. Comunque la cosa bella è che ci stanno dei commenti. Ovviamente un commento su 1.000.000 è no, che schifo. E altri sono grande. E poi ci stanno tendenze. E poi ci stanno mazza che merda i me contro te. E poi mazza quanto soffregne le tipe. Mi dai il numero delle tipe. Come si chiama la bionda? Come si chiama la mora? Come si chiama la roscia? Dove le trovate? Come si chiamano su Instagram? Le posso seguire? Le dai il mio numero? La parte con Lori e Amedeo mi hanno fatto scassare. Ma c'è anche Ron. Non hai calcolato Ron. Cazzo, adesso si deprime e si suicida perché hai calcolato solo famiglie e preziosi. Non dovevi, blurida. Vedete che quando ci mettete l'impegno esce un bel video? No, quando ci metti l'impegno, quando ci metti i soldi, quando ci metti 10 Webstar e quando ci metti il cazzo di stress. A te ti ricordi di quel coglione che mentre stavi recata ha bussato il vetro? So io. No, non è mai successa questa cosa, quindi non posso ricordarlo. Ma chi è questo? Allora, già il fatto che tu apri un video deve farti capire che se lo apri ti interessa. Poi se leggi nel titolo speciale 1.000.000 di iscritti, non sembra la frase più adatta a dire: oh, ma che è sto coglio? Vabbè, guarda che io ho 45 iscritti sul mio canale Telegram. Ma chi è l'alieno? Io non vorrei interrompere i tuoi sogni, ma è un pupazzo. Cioè non è vivo. Non è E.T., te l'hanno sempre detto, ma non esiste. E.T. non c'è proprio, non esiste nel mondo. E quello lì è solo un pupazzo. Non ha vita. Però comunque c'ha più fighe e più Ferrari di tutti noi messi insieme.
Tutta questa attesa per 3 minuti di video. Quello che vi posso dire è che il video dura 4 minuti. Il fatto di aspettarsi altro era comunque fatto apposta. Nel senso, come ho detto nel video dell'altro ieri, io non ho mai detto che non avevo fatto una canzone. Perché se avessi detto no, non ho fatto una canzone, la gente non ne avrebbe parlato. Mentre siete andati avanti un mese a dire che avevo fatto una canzone, quando non era vero. Io ho fatto hype, e ovviamente facendo hype uno se immagina le cose sue. Magari c'è gente che si immaginava Pearl Harbor, pure Salvate il Soldato Ryan. Invece no, c'è la maggior parte dei commenti sotto, tutti positivi, eh. Cioè, il 99% dei commenti è positivo. Però non fanno ride come quelli negativi. Perché, raga, cioè, il bello dei commenti negativi è che non hanno mai un senso. E poi arriva lui, che capisce il senso del video, ci sorprende e dice: per far capire che Dredd è tuttora con i piedi per terra, da 5 anni a questa parte, per far capire che è una persona come tutte le altre, immensa stima, Teo. Grazie, sono commosso da questo tuo commento. Però in realtà era per dirvi che mi sono comprato una Ferrari e che vado con tre tipi insieme, merda. Ma Favijay non ha più iscritti? No. A 3.37 a Medeo Preziosi? No, è Riccardo Dose. Troppo finto il modo in cui hai bevuto il caffè. Ma quanto hai speso per questo video? Innanzitutto fatti i cazzi tua. Seconda cosa, incredibilmente, per mia scelta personale, non ho messo neanche un placement dentro il video. Io ci voglio mettere qualsiasi cosa. Voglio mettere qualsiasi marca che la infilavo dappertutto, tipo il video di Fedez col GLR. Però non l'ho fatto. Perché? Per il semplice motivo che non volevo che la gente si concentrasse sui placement, ma sul video in sé. Quindi io in questo video non ho guadagnato una lira. Guadagnerò con le views, ma guadagnerò poco dalle views perché è un video corto. Però comunque c'è una fidelizzazione alta. Cioè vi dico solo che la durata media di visione del video è 3 minuti e 51. Il video dura 3 minuti e 37. YouTube, come cazzo è possibile? Quei 15 secondi, dove li hai tirati fuori? 14, quanti secondi? Quindi per mia scelta non ho messo nessun placement nel video. Non c'è una marca che mi abbia pagato. Anche se si sono viste ovviamente quando salivo qualcosa. Si vedeva Apple, si vedevano le birre, si vedeva la Ferrari, si vedeva un botto di roba. Ma non ho preso una lira. Perché non volevo sinceramente che la gente poi dicesse: ti hanno pagato, mia madre fa l'operaia. Preferito così. Oddio, raga, ma posso fare una cosa bellissima? Ah no, io no. Volevo da fuoco a una banconota, però poi non saprei come spengerlo. Quindi raga, vabbè, io ho fatto questo vlog semplicemente per farsi due risate. Tornerò a un vlog in macchina questi giorni. Stile, tornerò a un vlog in macchina stile quello che avevo fatto quando avevo raccontato le disavventure alcoliche. Sarà sempre una disavventura alcolica, ma su me la godo. Tutti insieme, tutto il gruppo. Quindi lasciate un bel like, poi arriveranno le sue corse e poi vedremo come vivere durante questa settimana. Probabilmente, allora, il mio sbaglio è che nella mia testa voglio fare due video al giorno, ma due video al giorno è impossibile. È veramente veramente impossibile. Quindi adesso cerco di ricambiare la mia mentalità e di farne uno al giorno, perché è meglio farne uno al giorno tutti i giorni rispetto a due al giorno ogni due giorni. Anche se il numero di video è lo stesso, però con uno al giorno è più decente come situazione. Quindi cercherò di farne uno al giorno, promesso. Noi comunque ci sentiamo la prossima, che sarà domani, o con le corse o con il vlog in macchina. Comunque lasciate un like, un commento, scrivete appunto nei commenti se vi è piaciuto questo video. Sesso anale, bella.